Autostrade. Partiti lavori per asfalti e manutenzione sottovia via Pianello. Censimento abitanti zona rischio inondazione. Partito il Dionisio Festival. Concerti all'alba e al tramonto. Nuove asfaltature in città e manutenzione conservativa del sottovia autostradale di via Pianello. Due interventi disposti e finanziati da ASPI, a seguito delle richieste effettuate dall'amministrazione comunale durante l'incontro avvenuto a giugno con i vertici del primo tronco. Con la chiusura del viadotto di Villa Aragone e il passaggio dei mezzi pesanti in città, l'asfalto in diversi tratti è stato danneggiato. Sono partiti il 12 luglio i lavori di asfaltatura della pavimentazione stradale a carico di Autostrade per circa 2 km complessivi, da Corso Millo fino all'incrocio con Via Larata, per proseguire con Corso Genova, Piazza Caduti di Nasiria, Via Castagnola, Corso Montevideo, poi Corso Vianello, Corso Italia fino a Corso De Michiel. Dopo il confronto avvenuto con ASPI, in cui l'amministrazione comunale ha esposto le preoccupazioni e perplessità riguardo lo stato del viadotto che attraversa Via Pianello, la società si è attivata disponendo immediatamente indagini conoscitive e programmando una serie di interventi necessari per la sicurezza di tutti coloro che transitano in quel tratto. Prevista l'installazione di un impianto semaforico fino al 24 luglio compreso. Due squadre di volontari della Croce Rossa Italiana, appartenenti al progetto di servizio civile, hanno avviato in questi giorni le procedure di aggiornamento del censimento di abitazioni, attività commerciali, centri sportivi o culturali che rientrano nelle aree inondabili ad alto rischio del comune di Chiavari, ovvero quelle attigue al torrente Rupinaro e al fiume Entella. Si tratta di un'operazione di monitoraggio e revisione dei dati acquisiti negli anni scorsi dal Servizio di Protezione Civile, ma anche di raccolta di eventuali segnalazioni, con l'obiettivo di ampliare quanto più possibile la diffusione di comportamenti corretti da adottare in caso di allerta meteo, contenuti nel piano di emergenza comunale e dei sistemi di allarme installati sul territorio. Gli operatori procederanno con la compilazione di un apposito questionario, con l'individuazione degli edifici ai piani terra, sottostrada e nei pressi dell'alveo dell'area rossa, delle persone disabili oppure non autosufficienti senza possibilità di messa in sicurezza in autonomia. E con una campagna di informazione capillare della popolazione in merito al rischio idrogeologico, alle procedure e alle misure di autoprotezione da attuare in caso di allarme. È possibile scaricare gratuitamente l'app InformApp per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi agli stati di allerta meteo e alle fasi operative in caso di emergenza. A Chiavari ritorna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la rassegna teatrale Dionisio Festival, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari, insieme a Davide Paganini, direttore artistico della manifestazione e noto attore italiano, con il patrocinio del Secolo, big del panorama artistico nazionale, metteranno in scena quattro spettacoli in piazza Nostra Signora dell'Orto, ad ingresso gratuito sino a esaurimento posti, per un'estate all'insegna della cultura, tra grandi classici e musica. Dopo la Lorena in Oh That Chaplin, il 19 luglio il festival ospiterà il debutto nazionale assoluto dello spettacolo Favolosi, con Giuliana De Sio e Alessandro Haber. L'Italia è sempre stata meta di eccezione e fonte di ispirazione di grandi artisti ed intellettuali che l'hanno immortalata nei loro scritti. Quindi, come poter raccontare meglio il nostro paese se non attraverso le fiabe? Fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti, ma anche talvolta cattive. Dal nord al sud, le fiabe scelte per questo spettacolo conducono lo spettatore in una serie di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante contraddizioni in cui, da sempre, convivono vitalità ed ispirazione. Giuliana De Sio e Alessandro Haber ci condurranno in questo viaggio magico e viscerale, ad accompagnare due noti attori
un trio musicale composto da Gianluca Mirra, Mario Nappi e Luigi Sigillo. Prossimi appuntamenti: l'8 agosto, le mortali colonne sonore di Ennio Morricone con Stefano Reali e il 22 agosto, Attraverso i secoli con Giorgio Pasotti. Tra fine luglio e inizio settembre, a Chiavari 4 appuntamenti con la musica all'alba e al tramonto. Un calendario davvero ricco grazie all'Associazione Culturale Cantiere Melpomene e all'Associazione Culturale Corelli. Riparte il festival Chiavari Lirica, con tre spettacoli che si terranno nelle suggestive ore dell'alba e del tramonto, grazie alla collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari con l'Associazione Culturale Cantiere Melpomene, con la direzione artistica del tenore Davide Piaggio. Sabato 24 luglio alle ore 19, presso il Santuario di Nostra Signoria delle Grazie, verrà rappresentato in forma scenica e completa l'intermezzo buffo Erighetta e Don Chilone, ovvero L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci, tratto dall'omonima commedia di Molière. Domenica 15 agosto alle 6, presso il Lungomare Scala, si terrà il concerto Le prime luci dell'alba, per salutare il sorgere del sole di Ferragosto, nel segno della gioia e della speranza di un nuovo giorno che nasce. Ultimo appuntamento, sabato 4 settembre alle ore 18:30 presso il Santuario di Nostra Signoria delle Grazie con Il racconto di Manon Lescaut, una selezione dell'opera lirica Manon Lescaut di Giacomo Puccini. Per gli spettacoli previsti al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, in calendario il 24 luglio e il 4 settembre, il Comune di Chiavari mette a disposizione gratuitamente una navetta che partirà da piazza Nostra Signora dell'Orto mezz'ora prima di ciascun evento. Mentre l'Associazione Corelli Musica propone un concerto all'alba martedì 27 luglio alle 5:45 presso Lungomare Scala, in cui si esibiranno i Motus Levus in percorsi sonori sulle sponde del Mediterraneo. In scena uno spettacolo unico, in cui coesistono in modo naturale suoni e linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali, in un melting pot dove la musica world si avvicina al jazz contemporaneo, canti sloveni e cultura europea si fondono con danze nordafricane e orientali. In questo modus tutto si evolve e si trasforma ad ogni esecuzione del gruppo. Melodia ed improvvisazione trovano il loro spazio all'interno di composizioni che si distanziano dai cliché e sintetizzano nuovi vocaboli sonori e mondi musicali. Il titolo del Calmelo ricorda l'eredità spirituale di Elia profeta. Maria, che oggi noi veneriamo con il titolo di Regina del Carmelo, è la donna del sì, un sì pronunciato al momento dell'annunciazione, un sì, lo ascolteremo quando verrà proclamato il Vangelo, rinnovato ai piedi della croce. A fronte di questi sì di Maria ci sono i tanti nostri no al Signore, che nascono dalla nostra fragilità, che nascono dalla falsa immagine di Dio che spesso ci portiamo dentro e dietro. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria, Regina del Monte Carmelo, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Vite brasse! Uno, due, tre, via! Chiaveri, diversi cantieri in corso, dagli asfalti anche a Rialto, al restyling del parco a Sarotti, ma un grande intervento di messa in sicurezza per Campodonico. Qual è il punto della situazione, Sindaco? È stato firmato nei giorni scorsi il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto da 110.000 euro per l'installazione di una rete paramassi nella frazione di Campodonico, quindi per la messa in sicurezza. Diverse segnalazioni di cedimenti, soprattutto a causa delle forti piogge che ci sono state nel periodo invernale, per cui a breve partirà questo intervento nella frazione di Campodonico. Ma sono in corso anche i lavori di asfaltatura nella frazione di Rialto, dalla circonvalazione fino al confine col comune di Levi. Siamo circa quasi a metà del tragitto, per cui lavori che non erano stati fatti da decenni per togliere le buche e mettere in sicurezza questa strada. E sono in corso anche i lavori al Parco Sarotti, dove a seguito dell'acquisizione del binario morto usciranno fuori altri 40 posti auto in pieno centro. Verrà fatta una riasfaltatura complessiva, verranno messe luci a LED, verranno riposizionate le casse in posizione diversa al fine di creare un anello all'interno del parco. E inoltre vi sarà la tariffa agevolata a 0,50 per i residenti, un terzo rispetto alla tariffa normale. È partito anche il cantiere per realizzare uno scolmatore per le acque piovane all'ingresso del porto vicino al monumento di Cristoforo Colombo, un intervento per la messa in sicurezza che metterà al sicuro le zone del centro tipo via Rivarola. Con questa nuova struttura avremo, in caso di forti piogge, nessuna preoccupazione. Di stop a causa della pandemia, la grande atletica internazionale torna in Liguria ed in particolare fa tappa a Celle Ligure per il meeting arcobaleno Atletica Europa. Un fiore all'occhiello per la nostra regione e un nuovo evento che ha il sapore della ripartenza. Appuntamento il 22 di luglio a Celle Ligure, proprio presso il centro sportivo Giuseppe Olmo Piero Ferro, che unirà veramente tanti nomi dell'atletica, quindi atleti appunto di pista e di salti che arrivano proprio da tutto il mondo, si incontreranno appunto a Celle in questo meraviglioso evento che lo scorso anno purtroppo non c'è stato e ricordiamo appunto che comunque è un evento che si articola anche di altri appuntamenti nel corso dell'anno, come appunto l'Eurospring, il triathlon di primavera, tutte le varie attività appunto messe in atto appunto a livello comunale, provinciale e distrettuale delle studentesche di atletica. E diciamo ne abbiamo avuto anche quest'anno un piccolo assaggio il 16 di giugno con un'anteprima che diciamo introduce a questo grande evento del 22. Assessore, c'è una nazionale che ha scelto Celle Ligure per allenarsi anche in vista poi delle Olimpiadi, è un motivo d'orgoglio in più per la Liguria? Ma assolutamente, assolutamente, infatti io ringrazio di cuore il sindaco di Celle Ligure per aver dato modo di poter permettere appunto a Celle Ligure di essere appunto teatro di questi grandi allenamenti. Sì, una grande sfida raccolta e portata avanti grazie all'aiuto di tutti, a partire dal comune di Celle Ligure che ha creduto fortemente in questa manifestazione, e possiamo dire anche ancora una settimana dall'evento che sarà sicuramente una delle migliori edizioni diciamo degli ultimi 10 anni, grazie a tantissimi contatti che abbiamo in piedi e a
alcuni fortemente consolidati. A questo proposito vi presento Zanny van der Waald, nazionalità sudafricana, campionessa del mondo 3 years ago, yes. You were the champion, world champion. Yes, 2017 and 2018. Nelle categorie giovanili, Under 18, lei ha realizzato una delle migliori prestazioni mondiali sui 400 ostacoli on time e ritorna molto forte, forza recentemente 55-89 e ha grandi obiettivi per Cella. What's your goal in Cella? My goal in Cella is just to execute what we train for and to close the 2021 season with a season's best. It would be great. I always love it to run at Chile, and it's a great meeting and I can't wait to see what the track is going to bring for us. Il programma prevede 14 gare internazionali, di queste 14, 8 sono considerate gold, nel senso che come organizzazione abbiamo puntato maggiormente su questi eventi, altre sono considerate silver, ma comunque si prevede un livello tecnico molto elevato, sicuramente nelle due gare dei 400 ostacoli, dove 400 ostacoli femminili è una gara assolutamente di livello mondiale, grazie anche alla presenza di Zanny, e i 400 ostacoli maschili analogamente, con almeno 3 atleti in grado di correre sotto i 50. Due grandi 800 metri, sia maschile che femminile, e un 200 metri uomini con una star d'eccezione, Christophe Lemaitre, uno degli sprinter più noti nella storia dell'atletica europea, non solo nell'attività in corso. E Christophe è arrivato a 31 anni, ha avuto qualche problema fisico nelle stagioni più recenti e ho molto piacere, avendo chiaramente ormai da anni molti contatti con la Francia e con questo gruppo che lavora molto bene nello sprint, che voglia abbia scelto Celle per riproporci. Questa 32esima edizione è un'occasione per rinsaldare, diciamo, le amicizie, accogliere nuove persone, poter condividere con gli altri questo momento molto bello, perché lo sport e la cultura dello sport è molto importante, soprattutto in questo periodo che abbiamo passato, quindi un oggi così particolare, ci dà modo di stare all'aria aperta tutti insieme, in armonia, e vedere anche gli atleti molto bravi che per tutto questo tempo si sono allenati e danno il meglio di se stessi. L'impegno, la capacità di volersi impegnare nelle cose è un esempio per tutti i ragazzi, perché poi siamo diventati. Non è stato facile e non è facile ancora adesso comunque pensare di poter diciamo, riprendere esattamente le attività come erano organizzate negli anni scorsi, ma il lavoro che c'è dietro da parte di noi amministratori comunali e delle associazioni sportive è tanto, proprio per ritornare di nuovo a respirare un profumo di vero sport, di vera socialità e di vera integrazione, soprattutto per i nostri ragazzi. Non ci dobbiamo dimenticare qual è il ruolo fondamentale dello sport nella vita di tutti quanti noi, che deve iniziare fin dalla primissima età e continuare poi ovviamente più avanti.